Salve amici e amici, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi per me è mercoledì, ma voi questo video lo vedrete giorno domani, che è giovedì. Allora, praticamente ragazzi, voglio farvi vedere un tour home delle cose natalizie che ho fatto in casa. Quindi praticamente vi lascio adesso con le immagini di quello che ho creato in casa e poi subito dopo ci rivediamo di nuovo qui. Guardate attentamente. Sono ritornata di nuovo e mi auguro che questo video, questo piccolo video dell'home tour di Natale vi sia piaciuto. Insomma, a casa non ho fatto un granché, ma semplicemente perché non ho potuto comprare chissà che cosa quest'anno, quindi automaticamente solamente le cose dell'anno scorso, giusto due cose così, nulla di che. E quindi niente, praticamente mi sono piaciute, però sono rimasta molto soddisfatta, anche perché comunque questo insomma è un Natale un po' particolare ragazzi, quindi proprio proprio il periodo che stiamo vivendo è un poco particolare, però io sono dell'idea che comunque nonostante il periodo che stiamo attraversando tutti quanti, insomma queste cose ci devono essere perché sono piccole cose
ma in realtà danno un'atmosfera diversa, quella che veramente diciamo di serenità, di pace, quella che proprio abbiamo perso. Quindi vi dico la verità che quando ci sono le lucine a casa aperte è diverso, c'è un'altra atmosfera in casa, non lo so, sembra che in quegli attimi quando vedo le lucine aperte, l'albero di Natale aperto, sembra che, non lo so, sento quel calore, diciamo, quella serenità che, insomma, voglio dire, ci hanno tolto. Oddio, ci hanno tolto, il Covid ce l'ha tolto, ma noi siamo più forti, ragazzi, e ne usciremo sicuro al mille per mille. Detto questo, ragazzi, capitemi perfettamente che i miei video ultimamente, forse lo sto ripetendo anche nei precedenti video, sono un pochettino più corti, ragazzi, perché già fare 3 video a settimana mi è un po' difficile. Quindi, ripeto, mi soffermo solo su quelle cose più importanti, ma voglio dire, subito dopo questo periodo vi prometto che ritornerò a fare quei video che facevo, insomma, già tempo addietro. Niente ragazzi, io voglio concludere così il video, vi voglio ringraziare tantissimo per avermi tenuto compagnia e spero che questo video vi piaccia. Per quanto riguarda, fatemi sapere diciamo la decorazione più carina che ho fatto in casa perché mi piacerebbe avere anche una vostra opinione, anche se io, insomma, voglio dire, quello che ho fatto con il cuore, quindi mi è piaciuto tantissimo, però mi farebbe piacere, insomma, ascoltare anche una vostra opinione. Detto questo, ragazzi, io vi mando un bacione grande grande e vi ricordo che se non vi siete iscritti sul mio canale vi invito a iscrivervi per non perdere gli altri video, azionate la campanellina. Mi potete seguire anche su Instagram e su Facebook, giù in info box trovate tutti i link che vi portano direttamente sulle mie pagine. Niente ragazzi, io la mia programmazione e dei video verranno pubblicati ogni martedì, giovedì e sabato alle 14:30 un video che in questo periodo sapete che, insomma, ci sono i vlogmas perché sono davvero bellissimi, ragazzi. E niente, io vi mando un bacione grande grande, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!